Bentarrivati amici di Zoom. Parliamo di Waterfront, porto turistico a Lamezia, ne parliamo con Tullio Rispoli, dirigente di Lamezia Europa. Salve. Buongiorno a tutti, bentrovati. L'altra volta abbiamo un po' illustrato il master plan, no? Era la zona individuata nell'area industriale di Lamezia Terme. Abbiamo un po' spiegato com'era possibile realizzare un porto turistico. Adesso c'è una fase successiva. Dalla cittadella regionale ci siamo incontrati il 6 di agosto scorso, quest'oggi invece nella sala consiliare di Lamezia Terme, dopo l'insediamento del nuovo sindaco, presentiamo il master plan del progetto Waterfront e del nuovo porto turistico di Lamezia Terme, quindi una ulteriore tappa operativa che ci permetterà, il prossimo step sarà quello entro il 30 di aprile del 2020, la presentazione da parte del gruppo Coipa International del progetto di fattibilità tecnica ed economica che segue la procedura ad evidenza pubblica dettata dall'articolo 183 del codice dell'appalto per il progetto di finanza. Andiamoci a vedere il master plan aggiornato. Sì, ecco, diciamo che gli investitori hanno lavorato in questi mesi per presentare già l'idea che è stata anche mirata ad esigenze di investitori, di fondi di investimento, società che operano nei vari settori che verranno sviluppati dal progetto, quindi c'è la parte centrale, il cuore del progetto che è il porto che potrà arrivare fino a circa 2500 posti barca e posto al centro della Calabria, a 5 minuti dall'aeroporto internazionale, quindi una grande porta che si apre sul Tirreno e quindi sul Mediterraneo, il mare di tutte le rotte, con la possibilità naturalmente di attirare anche tutta la nautica da diporto a livello internazionale. Ci sono poi anche un'altra serie di attrattori, c'è il campo da golf, ci sono gli impianti sportivi, c'è un acquapark, c'è anche la Calabria Surf Lagoon, che è un impianto con l'onda per il surf artificiale che si lega moltissimo al kite surf che a livello internazionale già si sviluppa a Gizzeria. C'è un'area grandi eventi per i grandi concerti all'aperto da poter realizzare nel cuore della Calabria e poi ci sono tutta un'altra serie di attività che poi si svilupperanno legate alla cantieristica navale, alla nautica da diporto, una scuola internazionale, un villaggio sperimentale per le start-up, per l'innovazione tecnologica. Ci è piaciuto inserire anche un centro dedicato a Carlo Rambaldi, quindi per valorizzare il grande maestro che ha un legame grandissimo con la città di Lamezia Terme che realizzeremo insieme alla fondazione. Viene recuperata tutta la parte della fondazione Terina che sarà il centro congressi, opportunamente ammodernate tutte le strutture comprese il grande centro congressi e che poi ci sono una parte commerciale dove ci sarà anche un padiglione Calabria dove viene presentata tutta la Calabria, le bellezze naturali, paesaggistiche, gastronomiche, quindi da Lamezia i turisti che verranno soprattutto con uno standing internazionale potranno poi visitare tutta la Calabria, Lamezia e i comuni del comprensorio. Un grande progetto quindi che vuole porre Lamezia al centro della Calabria, quindi un progetto a livello regionale ma che può diventare anche una buona prassi da utilizzare per una regione del sud che ci crede e che vuole anche lavorare per il suo sviluppo, la crescita, l'occupazione, perché sono numerose i ritorni anche occupazionali. Bene, Tullio Rispoli ha spiegato in modo esaustivo quello che avverrà per individuare meglio questa parte, questa è la Fondazione Terrina, qui c'è stato Papa Benedetto, no? Quando è stato in visita in Calabria. Esatto, la messa nell'area industriale ex SIR, quindi in quella grande zona libera, completamente libera, non ci sono costi di bonifica, le quattro isole che abbiamo un po' che verranno sviluppate sono denominate ognuno a un qualcosa che ha riferimento con il territorio lametino, abbiamo l'isola di Ulisse perché qui si narra che alla foce dell'Amato sbarcò Ulisse durante il suo peregrinare, c'è poi l'isola di
Caronte, quindi con un legame stretto con le terme di Caronte. C'è l'isola Federico II, quindi con tutto ciò che riguarda le bellezze culturali, storiche della nostra città e di tutto il comprensorio. E c'è l'isola Ligea, naturalmente, che è legata anche agli scavi, a Terina. Ecco, quindi un progetto che parte molto dal territorio, che vuole sviluppare quello che già c'è, metterlo a sistema. Avevamo previsto originariamente anche un grande stadio, poi l'abbiamo tolto perché l'idea, anche insieme agli investitori e magari insieme al comune e alla provincia, di contribuire a recuperare, a ristrutturare in maniera funzionale lo stadio Carlei già esistente. Un'ultima cosa, il porto quindi prevede anche gli attracchi per gli aliscafi ed anche la possibilità di fare attraccare qui nell'area, quindi in stretto collegamento con l'aeroporto, le mini navi da crociera. Quindi ecco, diciamo, un'offerta turistica complessiva di standard internazionale che si vuole proporre con questo progetto, che avrà il prossimo step operativo con la presentazione del progetto preliminare da parte degli investitori entro il 30 di aprile del 2020. Allora Presidente, innanzitutto, cos'è la COIPA? Da chi è formata? La COIPA è una società multinazionale che il suo core business è nell'esplorazione mineraria, che si estende un po' dappertutto il mondo, e io dopo il quale sono uno dei più grandi dirigenti della società. È una società che è formata da partner sia arabi, è una multinazionale in poche parole, ecco qua, che poi ha varie COIPA in tutto il mondo, ecco. E fa parte anche di investimenti e soprattutto nel real estate, nell'immobiliare, dove colga l'occasione tipo questo progetto, tipo questa opportunità. Senta, avevo qualche altro esempio in Italia? Avete investito? No, noi è il primo progetto che noi è in Italia di questa importanza, ecco qua. Ecco. Di questo rilievo? Di questo rilievo. E quindi perché lo avete ritenuto importante? Ma innanzitutto lo ritengo importante perché io sono un calabrese, dedico la mia esperienza alla mia Calabria, alla nostra Calabria che merita, cerchiamo di portare veramente qualche slancio, qualche volano che cambia un po' questa immagine della Calabria, e merita un progetto del genere. Però naturalmente noi siamo molto determinati, ma la politica, l'istituzione devono snellire, dobbiamo camminare di paro passo, ecco qua, come stiamo facendo fino adesso. Allora, diciamo in sintesi, la parte economica c'è. Assolutamente. Adesso sì. Bisogna snellire la burocrazia. La parte economica c'è, e c'è dei grandi investitori internazionali, non siamo soli, ecco qua. Però non basta solo questo, è la burocrazia che ci deve aiutare e dobbiamo camminare di paro passo. Ripeto, snellire la burocrazia. Allora, abbiamo i progettisti del Master Plan, un'occasione unica per la nostra regione, e poi anche la possibilità, voi come professionisti, di sbizzarrirvi in particolare tecniche e considerazioni della zona. A volte sì, la fantasia può diventare un capriccio dell'architetto, ma non è così in questo caso, perché la naturalità dei luoghi ci portano ad una condizione organica del progetto. Che significa questo? Significa che dobbiamo stare attenti a quello che ci sta mostrando oggi la natura e portarlo fino in fondo per un progetto che riesca a dare uno sviluppo internazionale alla nostra Calabria, anche perché io sono abruzzese, siamo in buona compagnia, quindi. Poi invece, quali sono state le sue considerazioni? Allora, bisogna dire che il progetto si ispira a tutti i principi più avanzati della sostenibilità, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e anche sociale. Quindi questi principi ci hanno guidato fin dall'inizio, non sono quindi degli aspetti che vengono applicati dopo la ricerca della forma, ma anzi ispirano la forma, ispirano le soluzioni progettuali, e questo per noi è fondamentale perché riteniamo che un'area come questa, dall'alto pregio naturalistico, paesaggistico e dalle anche
sensibili necessità economiche e sociali di rilancio abbia bisogno di un'impostazione di questo genere, perché è un'impostazione corretta che a livello internazionale ormai è consolidata e che è bene anche che venga applicata in una realtà quale quella calabrese, che può diventare da modello e stimolo per sviluppi successivi. Senta, per quanto riguarda la progettualità, cosa ci può dire? Può darci qualche indicazione in più su questo progetto? Per quanto riguarda le opere a mare, abbiamo previsto un porto esterno fatto da opere di difesa per permettere l'ingresso e l'uscita delle imbarcazioni da diporto, e un porto interno che è dedicato, diciamo, più alla nautica da diporto. Il porto esterno ha una configurazione tale che potrebbe accogliere anche dei mezzi di trasporto per le isole, per esempio, che potrebbe essere interessante come sviluppo del territorio. Dal punto di vista delle opere interne, invece, i posti barca di diversa categoria potrebbero raggiungere fino a 800, addirittura 1000 posti barca. Ma e questo rispetto ad altri porti turistici calabresi, che diversità, che peculiarità? Beh, ha una peculiarità importante, che è vicino alle isole Eolie. Essendo vicino alle isole Eolie ha un'attrattiva molto importante dal punto di vista nautico, perché è una situazione, diciamo, che rispetto per esempio a Vibo Valentia ci troviamo in una situazione ancora più, diciamo, vicina per il raggiungimento delle isole, che è una meta turistica molto ambita. Sì, abbiamo sottoscritto nei giorni scorsi a Catanzaro un po' il protocollo d'intesa, mancava la firma del Comune della Lamezia Terme. Noi siamo pienamente convinti della bontà dell'opera e quindi la porteremo avanti. Oggi è un ulteriore passo nel quale vi sono anche, sono presenti anche possibili investitori privati che dovranno dare linfa a quella che è la nostra iniziativa. A Lamezia ci sono stati tanti fallimenti, soprattutto all'area industriale dove si farà il porto. Questo tutti i cittadini lametini speriamo che sia la volta buona. Sì, ma dobbiamo impegnarci tutti. Io credo che poche volte però vi sia stata una tale sinergia tra tutte le forze che ho citato prima, Regione, Provincia, Comune, Lamezia Europa, Corap e tutti coloro che bene o male fanno parte dell'area, quindi credo che si stia partendo su basi diverse. Un passo molto importante, perché noi abbiamo un'area industriale molto grande, è la più grande del meridione, che può contare circa su 1000 ettari di terreno, quindi questa nostra terra che è stata per moltissimi anni abbandonata, con questa operazione cerchiamo di dare un segnale di sviluppo non solo per Lamezia ma per l'intera Calabria sostanzialmente. Ma io credo che questo è un investimento strategico per la Calabria, perché la realizzazione di un'infrastruttura portuale a Lamezia che si collega anche agli altri nodi di trasporto, in primo luogo all'aeroporto, significa fare qui di Lamezia l'infrastruttura da diporto per il turismo più importante del Mediterraneo. È davvero un investimento importante sul quale io credo, ho sempre creduto, e oggi si fa concretamente un passo in avanti.